Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale è convocato nelle sedute finali dell'anno per l'esame dei documenti finanziari proposti dalla Giunta e licenziati dalla prima commissione, contenenti le disposizioni urgenti in materia finanziaria e la riqualificazione della spesa regionale. Con l'elezione degli 8 componenti dell'ufficio di presidenza, il 15 dicembre si è insediata la consulta giovani del Consiglio regionale. Nella prima riunione verranno nominati 2 vicepresidenti. Strumento di conoscenza delle realtà giovanili, la consulta favorisce il raccordo tra le organizzazioni piemontesi e le istituzioni. Alessandro Benvenuto, consigliere segretario delegato alla consulta. Un ottimo momento per poter far avvicinare i giovani a quelle che sono le istituzioni e la consulta regionale dei giovani sicuramente è il miglior tipo di rappresentazione. Noi pensiamo che la consulta regionale dei giovani debba diventare un punto di riferimento per tutte le politiche giovanili del Piemonte e penso che la grande partecipazione di oggi penso che sia un ottimo inizio per poter proseguire in questa direzione. Cerimonia di premiazione a Palazzo Lascaris del concorso Gianni Oberto per le tesi di laurea dedicate a lingua, letteratura e cultura piemontese. Gli argomenti degli elaborati classificati ai primi 3 posti presentati dagli autori. Alessandro Tollari. Ovviamente sono molto felice di aver vinto con questa tesi che si occupa delle lettere che Balbis ha mandato ai genitori durante i lunghi mesi della campagna in Nord Africa. Michela Ferrara. La mia tesi parla di Vercelli, ho scelto questa città perché è la città in cui ho studiato e conosco il suo territorio e ho studiato l'amministrazione della città all'inizio del 600 e i suoi rapporti col Torino e quindi come veniva gestita a livello di amministrazione del Piemonte Sabaudo. Giuliana Franco. Io ho trattato del lessico dell'inventario dei beni mobili di Andrea Roero di Calosso, studiando l'italiano regionale del 1577. È stato pubblicato il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris dedicato alla consegna del sigillo della Regione Piemonte all'Arma dei Carabinieri. Il volumetto, 32 pagine corredate da fotografie, rientra nelle iniziative dedicate all'Arma in occasione del bicentenario di fondazione. Il tascabile è in distribuzione all'URP e si può scaricare dal sito del Consiglio regionale alla pagina delle pubblicazioni. Per gli appuntamenti segnaliamo fino al 14 gennaio alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Anche qui è nato Gesù, con esposizione di presepi da tutto il mondo, ambientati anche in luoghi non convenzionali. Fino al 16 gennaio a Palazzo Lascaris la mostra Matite di guerra, satire e propaganda in Europa 1914-1918. Vignette satiriche sulla Prima Guerra Mondiale. Giornali di trincea, disegni, libri, cartoline d'epoca e tavole originali realizzati da artisti e disegnatori di tutta Europa. Ed è tutto. Altre notizie e approfondimenti su www.cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.